Buongiorno bambini, buongiorno ragazzi, bentrovati. Oggi vi parlerò di un'altra storia delle nostre bellissime Dolomiti, delle tradizioni ladine delle Dolomiti. Vi vado a leggere un racconto che parla del gigante Antelao e il suo mistero. La storia si chiama proprio in questo modo. Nel cuore delle Dolomiti orientali, fra i tanti massicci rocciosi, tra le guglie più ardite, impervie e innevate, la vetta più suggestiva che impera nella Valle d'Ampezzo, seconda solo alla regina di tutto l'arco dolomitico, cioè la Marmolada, è il Monte Antelao. Si eleva con i suoi 3.264 metri a cono ed è smagliante e primaria nell'icona suggestiva vista da Cortina d'Ampezzo, ripresa da nord verso sud dietro allo svettante campanile di pietra bianca che pare competa inutilmente in una gara assurda di supremazia. L'Antelao si presenta infatti nella nostra vista sullo sfondo dell'apparizione panoramica quando si passeggia nel centro di Cortina, camminando sotto il campanile verso la cooperativa. Si erge orgoglioso con la sua cima incappucciata di neve eterna, in una posa unica che solo Cortina può gustare così. Sembra un seno materno col suo capezzolo ben in vista. Sovrasta tutto il suo regno roccioso e boschivo tutti i paesi del Cadore, dove simula diversamente la sua immagine, e pur fissando le sue radici sopra la piana e i declivi di San Vito di Cadore, dove sembra misurare la sua potenza con il massiccio e superbo Monte Pelmo, suo dirimpettaio, sovrasta allungando il suo dominio fino a Cortina, la regina dei massicci dolomitici, assoggettandoli con il suo corno d'argento che domina con i monti della Vallata e la Tofana solo per pochi metri. Intorno all'Antelao, famoso purtroppo anche per le sue terribili e devastanti frane e per i suoi violenti temporali che gli hanno conferito un oscuro potere di flagello divinatorio, si è creato nel tempo e nelle diverse situazioni una rispettosa riverenza, un riconosciuto potere per non inimicarsene la sua protezione. Sul suo versante occidentale si trova la baita della Gries, una malga di pecore il cui nome si riferisce ad una certa specie di ovini, di pecore quindi, che con il loro pastore furono spesso sottoposte a tremendi pericoli fino a quando un giorno malga, pastore e pecore rimasero sepolti sotto la frana con tutta la sua furia. L'Antelao, con la sua potenza devastante, è ricordato dai paesani per aver sommerso due villaggi sepolti sotto le sue masse franose, precipitate all'improvviso e che hanno raggiunto imprevedibilmente il fondovalle. L'Antelao, seppur in secondo piano nella ricca e variegata ricchezza del panorama cortinese, è davvero dominante su San Vito di Cadore, dove, avvolte nel mistero della sua origine e del suo potere, spesso a sinistra si perdono le tracce della sua storia, nei perché e nei come si è ricorso alla sua protezione nelle favole che le nonne raccontavano ai loro nipotini e che noi ora cerchiamo di ricucire e recuperare nella memoria dei tempi. C'era una volta, nella valle del Boite, terra vissuta un tempo dai pagani, una bellissima fanciulla di nome Samblana. Era figlia del re e la più bella di tutto il reame situato tra le creste e i pinnacoli del Monte Marcora, che a quei tempi dominava su tutta la valle, molto più aperta e ricca di pascoli e prati di ora, perché non esisteva ancora il massiccio dell'Antelao. In quella ricca e fertile vallata viveva e si conosceva l'esistenza di un gigante chiamato Antelao, le cui gesta strabilianti lo avevano reso famoso. Si aggirava tranquillo e sempre in solitudine fra le crode delle vicinanze, scavalcando con facilità gli impervi passaggi del mastodontico pelmo fra le guglie e i rupi delle marmarole. Tutti i paesani fantasticavano su questo misterioso personaggio e non avevano paura perché era risaputo buono e pacifico, vittima di un incantesimo che lo rendeva solitario e triste, il povero Antelao. Molte centinaia di anni prima, infatti, una strega invidiosa della bellezza e della fortuna della madre del gigante aveva infuso con arte il suo malefico incantesimo, rendendo di ghiaccio il cuore del neonato. Il privilegio
previsto nell'incantesimo era di mantenersi sempre giovane e bello finché una fanciulla non fosse riuscita a sciogliergli il cuore, reso ormai arido. In questo caso però l'incantesimo, sempre malefico e a doppio taglio, l'avrebbe trasformato in roccia, in una potente, imponente e perenne roccia, la più importante dei dintorni. Antelao sapeva di essere comunque condannato, per cui non riusciva mai a sorridere e nessuna sorte lo interessava o lo invaghiva. Samblana aveva saputo dalla sua nonna questa storia e nella sua mente e nel suo cuore, ove regnava l'amore, fantasticava di incontrare il triste e bellissimo gigante, sognando anche di salvarlo in qualche modo. A questo scopo, arrivato il tempo di sposarsi, rifiutava la corte di altri principi e pretendenti che suo padre proponeva. Questo sogno racchiuso nel suo cuore da quando era fanciulla, ora che era in età di marito, lo continuava a coltivare, fino ad enfatizzarlo. Con le giornate di bel tempo, usciva prestissimo dal palazzo e col suo cavallo vagava e vagava tra le valli e i monti. Arrivava ai primi ghiaioni, legava il cavallo e continuava a camminare, inerpicandosi sulle rocce, tra sentieri, mulattiere e cenge, aiutata e istruita dai suoi amici camosci, dai cerbiatti, dalle civette che tutto sanno del bosco. Per realizzare questo, il suo sogno di incontrare il giovane Antelao, eretto ormai ad eroe e principe azzurro dei suoi sogni. Fu così che conobbe, palmo a palmo, tutte le Marmarole, con i suoi abitanti e tutti gli animali di quei meravigliosi incantati boschi, imparando a distinguere nelle voci, i versi, il canto, un linguaggio per gli umani del tutto sconosciuto ancora oggi. Conosceva le tane delle volpi, i nascondigli nei tronchi vuoti dei castori e delle civette. I bambi, suoi amici di giochi, le avevano riservato un nascondiglio in un tronco di un vecchio cirmolo, da dove scrutava nascosta se passava il suo amato. Chiedeva ai caprioli, ai camosci, alle marmotte se avessero visto il suo bene, fintanto che un giorno, mentre stava giocando con un bambi, si trovò davanti, come un'apparizione nel suo splendore, il giovane gigante. Il bellissimo ragazzo, dall'aria sostenuta, richiamato dal suo ardente desiderio, la si avvicinò e le chiese: «Perché da mesi e mesi mi cerchi senza sosta? A quale scopo? Non lo sai che il mio cuore di ghiaccio e nemmeno i tuoi azzurrissimi e limpidi occhi turchini riusciranno a scioglierlo? Su via, dimenticami, perché io sono inchiodato al mio destino». «Vattene», le disse con un tono di ordine categorico, «vattene, perché io, alla meglio, sono solo una roccia e tutte le rocce sono mie». Queste parole straziarono il cuore di Samblana, che ammutolì nell'orgoglio ferito e umiliato. Ma il bene non sparì dal suo cuore, che era di natura buono. Si piegò e, guardandolo fisso negli occhi, raccolse un «non ti scordar di me» e con calma lo depose ai piedi del gigante. Poi corse via, seguita dal piccolo cerbiatto che la consolò. Corse e corse, come su ali di farfalla, accompagnata e aiutata dal suo piccolo amico, sulle note del canto dei suoi amici uccelli e portata dal vento amico, in breve tempo nel suo palazzo. Antelao, rimasto solo, pur essendo arido di sentimenti, si chinò, prese lo strano fiore, azzurro come gli occhi di Samblana, e, fissando i suoi occhi in quella corolla minuta, vide rispecchiarti gli occhi stupendi della ragazza e da un'intera vita lo pensava intensamente, ponendolo a sogno irraggiungibile della propria felicità. Spaventato da un oscuro presentimento, si mise di buon passo a vagare fra le crode per scappare da quel fiore e da quella visione che lo perseguitava. Ma quel fiore non cancellò l'immagine nitida della fanciulla che l'amava. Ad ogni balza del terreno, su ogni cengia, su tutti gli spuntoni di roccia, trovava immancabile l'azzurrissimo Myosotis, che timidamente lo guardava. Ogni giorno che usciva, ovunque andasse, il piccolo fiore gli ricompariva a ricordargli quei magnifici occhi azzurri. Anche se lo calpestava, lo strappava o lo gettava oltre la rupe, il fiore, sempre più, gli parlava della bella fanciulla, vista solo per pochi minuti. Piano piano, suo malgrado, si insinuava
in questa piccolissima feritoia inferta nel suo cuore, una debole nostalgia che richiamava sempre quella visione, fino al punto di diventare struggente nostalgia e poi estenuante brama di quegli occhi azzurri che sgelavano a poco la sua anima, insinuandosi e radicandosi come veri e propri sentimenti. Più passavano i giorni, più cresceva l'agognato desiderio che non si placava vagando tra le rocce e cercando in tutte le valli. Più il tempo passava, più il suo cuore perdeva la sua arrugginita aridità. Così le giornate si ripetevano in una affannosa ricerca di quegli occhi azzurri, fino al punto che non se lo poteva più nascondere a se stesso, perché il desiderio diventava una lenta consunzione e una spasmodica ricerca fino a struggergli il cuore. Nelle notti, diventate per lo più insonni, si macerava, si arrovellava, si consumava e si agitava e si affannava nel tormento del desiderio degli occhi di San Blana. E nello stesso momento il tormento cresceva per ricacciare questo ardente desiderio che, sapeva, lo avrebbe portato a trasformarsi in roccia. Nelle veglie implorava la strega che gli aveva fatto il maleficio perché mutasse il suo implacabile incantesimo e la scongiurava di avere pietà di lui. Ma cosa successe? Alle sue accorate implorazioni rispondeva il ghigno beffardo del male che l'aveva colpito. E gli arrivava chiaro l'avvertimento della strega: se riuscirai a vedere ancora una volta quegli occhi meravigliosi, il tuo cuore si scioglierà e il tuo corpo continuerà a crescere spaventosamente fino a moltiplicarsi come un enorme colosso di roccia, il più grande e massiccio colosso dolomitico di tutta la valle del Boite. Antelao era abbattuto e disperato per la sua tremenda condanna. Cercava con tutto se stesso di reprimere ogni forma di desiderio. Cercava di opporsi con tutte le forze a se stesso, ma ogni sforzo, ogni tentativo era vano. Un giorno, dopo aver tanto camminato, s'avviò verso i giardini e i pascoli della reggia e vide finalmente la bellissima San Blana, intenta a raccogliere un mazzolino di Non ti scordar di me, il fatidico fiore del primo incontro. La chiamò da poco lontano e i due sguardi si incontrarono in un ardente e reciproco desiderio, come in un lago azzurrissimo e profondo dove perdersi nel tempo. La chiamò dolcemente per nome, San Blana. Fu un attimo di intensa reciproca estasi in cui i due cuori furono rapiti, ma subito interrotto dal sentire di Antelao che il suo cuore stava per sciogliersi, come per esaurirsi. Terrorizzato, Antelao la fissò teneramente negli occhi e la chiamò con vigore e soavità: addio San Blana, addio. Addio per sempre, luce della mia vita. Preso dall'angoscia di salvarla, corse forte perché si sentì indurire e appesantire. Riusciva a leccare la valletta, attraversò le marmarole, sfinito, esaurito, si buttò in un ampio e stagnante pianoro fra le acque del Boite dell'Oten, dove inizia l'omonima vallata, lunga 12 chilometri, che collega la base dell'Antelao con Calalzo di Cadore. L'incantesimo si è avverato proprio qui, velocemente, in una sola notte, tra fulmini e tuoni che hanno accompagnato il prodigio. In verità, un cataclisma spaventoso che ha lacerato l'amore, il cuore dello sfortunato e bellissimo gigante che ha assunto un corpo sempre più colossale mentre si pietrificava. Da parte sua, San Blana, rapita dall'amore del suo amato, l'aveva inseguito quella notte, ma inutilmente, perché stremata e infelice, protettasi dai disastri imminenti dell'incavo del suo tronco all'alba di quell'avventurosa notte, di inauditi e terrificanti cataclismi al suo sguardo vicino alle marmarole, dove prima c'era una larga pianura fra due laghi, ora vedeva ergersi impetuosa una maestosa, quasi gigante, una montagna coperta da un ghiacciaio che sotto la luce del sole scintillava nell'azzurro del Miasotis. Proprio così nacque l'Antelao, Intralacus. E tutt'oggi, chi si inoltra al di là delle marmarole, se punta l'occhio al cuore immaginario del gigante, vede sfoggiare il piccolo ghiacciaio azzurro dei Miasotis e appuntando l'orecchio nei cunicoli di certe crepe si può sentire l'eco disperato del richiamo di San Blana, innamorata del gigante, al quale fa eco il sinistro sogghigno della strega maledetta. Le vecchie guide alpine della valle del Boite e del Cadore raccontano anche che l'azzurro ghiacciaio era la residenza preferita della grande principessa d'inverno, che aveva scelto come suo regno e residenza la cima dell'Antelao.
Si dice infatti che San Blan, dopo quella notte, mentre piangeva sconsolata la perdita del suo amore, abbia saputo tutto dell'incantesimo del suo gigante buono da parte dei suoi amici del bosco. Aiutata dalla loro amicizia, si ritirò quindi a vivere felice e rasserenata sulla cima dell'Antelao, confortata dalla nascita di due gemelle, donatele dal sorriso amoroso del gigante Antelao, innamorato di lei. C'è gente che afferma di aver visto più volte le gemelle, gemeles, due sorelline perfettamente uguali, a girarsi mano nella mano sulle creste delle crode, inerpicarsi sui crostoni franosi o percorrere la valle dell'Oten. Quando l'erba è bagnata di rugiada, saltellavano sulla cascata dell'Oten per avvertire i pastori valligiani dell'arrivo di pericoli di frane che li minacciavano. Sono sempre le gemeles che salvano le greggi dall'ombra di morte quando in arrivo il volo della poiana, che, spaventando le pecore, le fa precipitare nei burroni. È la principessa San Blana che manda le gemelle in aiuto agli uomini per riuscire, nel giro di secoli, ad annullare la maledizione del malefico incantesimo e liberare così dalla schiavitù il suo amatissimo Antelao, il gigante buono che ama teneramente e in lui risiede per l'eternità. Molte storie si raccontano ancora sulla principessa San Blana, il gigante Antelao e le loro gemelles che aiutano gli uomini a salvarsi dai pericoli. Ecco, questa è una delle storie su una delle principali vette delle nostre bellissime Dolomiti o Monti Pallidi, come abbiamo già detto. Speriamo vi siano piaciute e proseguiremo nei prossimi giorni questi racconti per tenervi compagnia. Iscrivetevi al canale, seguiteci per rimanere aggiornati.